La redazione dello IACP Log intervista il dottor Gianluca Farfaneti, psicologo psicoterapeuta, docente IACP presso la sede di Firenze e psicologo presso il CERT Cesena dell'azienda USL Romagna. Gianluca, tu da tanti anni ormai ti occupi di dipendenze patologiche. E negli ultimi anni, quali sono i principali cambiamenti avvenuti? Ma negli ultimi anni fondamentalmente c'è stato un abbassamento dell'età di consumo da parte quindi dei giovani, dei giovanissimi, cioè alcol e cocaina soprattutto è consumato in età ridotta. C'è una stabilizzazione dell'uso di eroina, quindi non c'è un incremento, e anche dei cannabinoidi, mentre un fenomeno degli ultimi 2-3 anni soprattutto è l'esplosione, è proprio il caso di dire, del gioco d'azzardo patologico e quindi di una nuova forma di dipendenza patologica. Ci puoi dire quali sono le principali caratteristiche di questa nuova forma di addiction e soprattutto anche quali sono le principali ripercussioni sul piano sociosanitario? Ma il gioco d'azzardo è una dipendenza psichica, quindi una dipendenza senza sostanza, senza un oggetto che entra nel corpo ed è quindi una dipendenza di quelle che vengono chiamate le nuove dipendenze, dipendenze comportamentali. È un comportamento normale, il gioco, tutti quanti giochiamo, tutti quanti abbiamo magari fatto una volta il lotto, una lotteria, fatto un videogioco, che diventa una vera e propria compulsione, un'ossessione. E quindi un comportamento normale diventa improvvisamente, anche in persone che fino ad ora non hanno mai avuto problemi psichici o psicologici, diventa una vera e propria dipendenza, una necessità che porta a rubare, porta a mentire, porta a mentire ai familiari, porta alle estreme conseguenze, quindi anche a perdere tantissimi soldi e il capitale finanziario. Quindi una vera e propria disturbo, sindrome psicopatologica. Da un punto di vista clinico, com'è possibile aiutare le persone che sviluppano tale forma di dipendenza? Ma dal punto di vista clinico c'è da dire che il gioco ha una ricaduta sul sistema salute, sistema sociosanitario molto importante perché i familiari sono coinvolti, le persone hanno bisogno dei servizi sia dal punto di vista sociale che sanitario perché non riescono a smettere autonomamente il gioco. E quindi dal punto di vista sanitario, diciamo, della salute pubblica è importante fare un intervento multiprofessionali, nel senso che è necessario un aspetto medico, è necessario un aspetto sociale, cioè di sostegno economico ed è importante anche un approccio, un trattamento psicologico individuale, psicoterapeutico. E quindi un intervento d'equipe, infatti i servizi ultimamente si stanno strutturando con delle equipe professionali dedicate al gioco. Dal nostro punto di vista, cioè dell'approccio rogersiano, il contributo che può dare è molto importante a mio avviso. Nella mia esperienza, io sto conducendo da circa 2 anni un gruppo rogersiano, un gruppo di incontro con giocatori patologici e abbiamo intenzione di aprirlo anche per i familiari. In più, la terapia individuale, se in un setting appropriato, può dare buoni risultati perché sia l'aspetto della congruenza, cioè, quindi l'aspetto dell'empatia sono davvero importanti per queste persone che hanno forti sentimenti di solitudine e di abbandono, sensi di colpa e vissuti di vergogna. Quindi un approccio che punta soprattutto all'accoglienza, all'accettazione incondizionata, io penso che sia importante e appropriato. Grazie mille Gianluca. Prego.